Bene, allora prendiamo la linea qua dal Palasport di Forte dei Marmi da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Una buona serata, vediamo in pista le due formazioni. Stiamo parlando dello Sporting Club do Portugal Lisbona e della B&B Service Hockey Forte dei Marmi. Il ricordo chiaramente va a quella spettacolare gara vinta in casa dal Forte dei Marmi, sempre in Eurolega, proprio contro lo Sporting, ma è tutt'altra storia, e sono tutt'altre squadre e soprattutto c'è un turno da passare, speriamo di poterlo fare già questa sera. La appoggia per Platero, torna in avanti il Forte dei Marmi, al centro Platero, miracolo Girau, ancora Platero e ancora il miracolo del portiere. Capitan Motaran per Casas, l'accelerazione la mette al centro ma in una qualche maniera la intercetta Gil, che poi cambia il tiro e il gol secco dalla fascia destra sulla tre quarti. Arriva lì, arriva Ambrosio, la recupera, la serve a Platero, se ne va in fascia destra, cerca il varco per Maremmani, sera che si allunga un pelo di troppo, ci arriva Girau ma il tentativo di filtrante, niente da fare. La sfera è recuperata da Ferran Font che se ne va per i suoi, poi tenta il tiro dalla distanza, il palo di Font la mette in fondo, attenzione Ugo lasciato colpevolmente solo ma Riccardo Gnata non si fa battere. L'arbitro dice che si può proseguire, grande Franco Platero, dall'altra parte per Burgaia, in profondità per Motaran, a centro Motaran, adesso è Casas, la mette al centro, Serra che rimane lì, ancora il tiro e ancora il portiere su Motaran, l'accelerazione, il tentativo che passa al lato, la Serra recuperata da Platero, la riporta avanti per i suoi in fascia destra, supera un avversario, poi la piazza nell'angolo, grande riflesso di Girau. Marin per Platero, cerca un compagno, lo trova in Gil, la mette al centro per Platero, grande occasione. Franco Platero al centro per Marin, per Gil ancora, intanto c'è il blocco vistosissimo, l'arbitro non lo fischia, la sfera si impenna, poi c'è un po' di confusione e vediamo qual è la decisione. Il blu ad Ambrosio, parte Ferran Font, Ferran Font l'alza e schiaccia di Font, non riesce grande Riccardo a fermare, adesso ci sono 2 minuti di inferiorità numerica, attenzione il tentativo, niente da fare, poi si accartoccia, intanto se n'è andato il primo minuto. Ancora Pedro Gil, finta il tiro, appoggia per Ferran Font, murato, la sfera lunga per Burgaia, attaccato alla meglio Burgaia, agganciato netto e l'arbitro concede il fallo di squadra quando era un blu sacrosanto. Poi appoggia per Mattias Platero, ancora Gil, poi è Maremmani che lo ferma, trattenuto vistosamente da Platero e c'è il blu. Tirare la punizione di prima, Ambrosio contro Girau, altri due specialisti, Ambrosio tira e para il portiere che adesso deve far girare sfera e poi c'è il tentativo di Burgaia, fermato, la sfera è riconquistata, attenzione non solo ma se ne va in contropiede e grande che c'è Gnata in porta perché in inferiorità numerica lo Sporting è arrivato 2-1. 8 e 16 alla fine, superiorità numerica oramai annullata, ci prova Motaran, sfera che si impenna e c'è la rete ma la stecca è altissima, la stecca è alta, attenzione siamo già dall'altra parte con Gil che ci prova, questa volta la stecca alta sarebbe stata sua. Mancano 6 secondi, se il Forte dei Marmi non fa bischerate è finita, siamo fra le prime 8 d'Europa, 1-0-0 che sa di vittoria. 1-0-0 che scritto sulla carta potrebbe sembrare una gara da poco ma abbiamo avuto una miriade di occasioni, ci siamo spintonati e ci siamo veramente battuti alla grande, di fatto anche quest'anno siamo tra le prime 8 d'Europa. Non è stato sicuramente uno 0-0 noioso, anzi le due squadre hanno cercato
per 49 minuti e 50 secondi di superarsi, e negli ultimi 10 hanno capito che non ce l'avrebbero fatta e quindi si sono, diciamo così, accontentate del pareggio, un pareggio che fa bene a tutte e due.